questo nuovo video della Vita in Città 2. Quest'oggi finalmente dovremmo aver risolto il problema lag e di conseguenza possiamo andare a farmare per creare il mio nuovo scudo bellissimo, personalizzato, super mega incredibile, che vi farà impazzire da quanto è bello. Ma allora cerchiamo di far tutto quello che dobbiamo fare quest'oggi. Ci sono tante cose da fare, ci hanno chiesto tante cose gli altri, ma probabilmente la metà non riusciamo a farle perché c'è troppo da farmare per tutte le cose che ci vengono chieste da tutte le persone di questo mondo. Però dobbiamo stare tranquilli e fare quello che riusciamo. Partiamo al volo dagli avventurieri e andiamo a vedere tutto il resto. Allora, grazie mille, Rick ha completato la sua prima missione di grado C. Torna pure a farne un'altra, 95%. Steve ha completato, mentre George ha fallito la missione. Come ha fallito? George, scusami. Come ha fallito? Col 98% tu sei riuscito. Appunto! Come ci sei riuscito, George? Spiegami questa cosa, ti scongiuro. Mannaggia te. Allora, dammi una mano e prendi tutte le cose che servono. Diamante, grazie. Giusto? Cosa? Diamante? Yes. Non mi ascolti. Allora, Steve, 1, 2, 3, 4. Devo prendere anche uno. Abbiamo finito gli scudi, però mi sa che io ne ho. Eccolo, infatti. Tieni anche lo scudo, bro, e riparti per la tua missione. Mentre George sto facendo bisogno. Io metti lo scudo e basta. E anche uno di cibo? Sì. Scudo, okay. Cibo, armatura sto facendo io. Dimmi fatto. Che non devo craftare lo scudo. Devo craftare lo scudo. Che noia, io odio craftare gli scudi. Allora, non me lo ricordo già più, ve lo dico. Aspettate. Calmi tutti. Ma non abbiamo uno scudo da dargli, no, tra questi? No, l'ho già usato quello. Forse era così, no. Raga, come cavolo? Allora, Steph, questo è un ottimo scudo. Secondo me glielo puoi dare. Guarda, dagli questo. Dagli quello. Smettila, me l'hai pure lanciato addosso. Va benissimo, sì, te l'ho lanciato addosso. Dai che non voglio ste scemenze nell'inventario. Guerra ha detto che funzionano anche le armature custom, quindi anche gli scudi. Ma è uno scudo custom davvero? Sì, è ma di quelli... Dove me l'hai lanciato che nemmeno ce l'ho? Addosso. È sparito. Ah, l'ha ridato a me, ecco. Questo. Quello va bene, sì. Appunto, vedi, quello che sto dicendo. Guarda che bello col nuovo scudo, guardalo. Ok, tieni il cibo, più vai, valoroso di così che vuoi. È riuscito a fallire la missione con il 97% di possibilità. Io veramente non ho parole. Allora, forza, andiamo. Hai visto quanto siamo veloci, che sì. Figata. Recap della situazione. Se vi ricordate, per fare lo scudo abbiamo bisogno di 9 Black Diamond per fare il blocco, combinati a questi blocchi di ferro che va bene. Facciamo il Black Iron, che combinato a Star Ruby più Star Ruby riusciamo appunto a fare lo scudo di ferro nero. Ve lo faccio anche leggere, dato che la scorsa volta vi ho pure skippato questo. Questo scudo è talmente tanto resistente che chi ci picchia contro se ne pente. Ha fatto la filastrocca? Ah, sì, ok. Tra l'altro bella. Ha scritto resistenza invece che resistente. Abilità passiva: se chi colpisce fa sufficiente danno, il danno subito parato viene inviato a tutti i nemici attorno a te in un 4x4, suddiviso per ogni entità nemica presente. Ok. Ok. Sufficiente danno, il danno è di quelle cose che devi provare, viene inviato, Steph, a tutti i nemici attorno a te in un 4x4, suddiviso per ogni entità nemica. Ok, ho capito tutto. Anche voi sicuramente. Allora, no, vabbè, a parte gli scherzi, sembra forte, ma ci mancano sia Star Ruby che diamanti. Quindi facciamo tutto quello che dobbiamo qui in giro per la città, e dopodiché io ti direi di partire. Allora, sicuramente so che ci deve chiedere una cosa Kendall. Quindi Star Ruby e Citrine li abbiamo. Ok, quindi possiamo fare quello che... Ah, ti devo dire una cosa. Dimmi. Ho preso 2 Star Ruby in più col tuo personaggio. Ecco perché ne avevo, quante ne ho, scusami, 3. Quando stavi testando per la lag. Posso spiegare, esatto. Allora, quando abbiamo finito di registrare l'episodio precedente, Marci mi ha chiesto di fare dei test con il mio personaggio, poi con il tuo, insomma, per capire se la lag potesse derivare da qualcosa che io o te avevamo nell'inventario, okay. E quindi mi diceva: vai a minare, vai a minare. Quando sono andata a minare col tuo personaggio, Steph, ho preso letteralmente 2 blocchi di redstone. Bam, doppio drop. Ho fatto porca miseria. Adesso come lo giustifico? Però te li ho lasciati nell'inventario, vabbè. No, comunque, a parte questo, ringraziate tutti Guerra, perché ha messo tipo 4-5 ore per risolvere la vita in città tra un giorno e l'altro. Ha fatto un lavorone incredibile. Ci ha passato tutta la notte, ragazzi. Quindi se oggi non la chiamo è merito di Guerra. Quindi dovete tutti ringraziarlo, perché se possiamo continuare la serie anche per merito suo. Allora, qui non c'è niente da prendere, qua non c'è niente. Stiamo vendendo poco ormai, 24 qua, 30 qui, 80, che tristezza. Quanti soldi ci sono qua? Mannaggia, aspetta, dobbiamo riempire di nuovo un po' questo di lingotti.
Quindi prendiamo tutti i soldi possibili. Non ho idea di quanti soldi in bronzo ci sono qua dentro. Allora, così. Oh, no, ho mai visto così tanto bronzo in vita mia. Penso che nemmeno ci sta. Devo per forza trasformare in varie monete d'argento. Facciamo così. Perfetto. Depositiamo tutto il restante. E mi avanzano 50. Fede, tieniti il regalo. Tieni, che regalo. Me ne faccio? Le ho lanciato. Esatto, non me li puoi neanche dare. Li hai presi in automatico tu. Hai il backpack impostato nel modo sbagliato. Devi rimettere quello con la spunta, Fer. Altrimenti... sì, non so perché, ma deve essere con la lag, Steph. Che sì. Ieri l'ho lasciato in qualche la altro lag, modo. La c'è lag. Carly. Nel cervello, la lag, Fer, nel cervello. Prendo anche questi, questi. Dov'è Carly? È dietro di noi. È la postale. Salve. Sì, sì. Da quando? Ma prego, prego. Buongiorno. Quanti siamo? Io volevo parlare con Carly. Scusi, dovrei parlare con Carly. Magari potete sparare. E io me ne vado. Buonasera. Ciao. Ok, va bene. Tutto a posto. Fede? E devi andare giù. Ok, dove siamo? Sì, ma qui. Carly ha sbagliato. Andiamo su. No, Fede, io ho già cambiato. Carly è crashato. Come? Non io non ce la faccio più in sta serie perché ci sono sempre problemi nella mia vita. Allora, nel mentre io faccio finta di nulla. Allora, perché Carly poco fa mi ha scritto in chat, Fede, dove sei? Quindi penso volesse qualcosa da me. L'ho detto in negozio, ma è stato un disastro. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così. In modo che chi deve comprare ne ha, ne ha, ne ha, ne ha. Perfetto, il negozio è di nuovo tutto sistemato. Adesso... ce la possiamo fare. Quindi qua stanno facendo un casino tra di loro. Non lo so neanche. Cos'è sto pipistrello? Vieni qua. Oh, che paura. Ha urlato un sacco. Allora, vediamo se Kendall ha fatto altre pozioni. Altrimenti... perché poi ieri ne abbiamo pure sprecata una. Mannaggia. Lo picchiamo. E Steph, anche pergamene. Oh, l'hai rifatte. Allora. Bravo. Ok, allora, tieni. Okay. Ti bastano? Sì, sì, sì. Io ce l'ho ancora una pergamena trasformata. Io mi sa di no, le ho consumate tutte. Anch'io, meno male che l'hai detto allora. Sì. E infatti poi controllo Diamond, sempre. Quante ne hai tu? Una. Ieri ne abbiamo utilizzata una, quindi una. Quindi se fai così ne hai tre, giusto? Sì, esatto. Perfetto, ne ho tre anch'io. E Fede, hai quelle però per i rubini? Io allora no. Sto controllando quelle per il gold, due. Una per il ferro, quattro per il copper e poi ne ho tre per le gemme viola. Più una splash che ci possiamo tirare assieme. Te ne ho preparato due, prendi. Ok. Allora, facciamo penso di averle prese, così. Sì, non si capisce più nulla. Perfetto, noi dobbiamo partire, ma abbiamo perso Carly. Eh sì. E io non so che succede, cosa vuole, che c'è? Allora, eccolo qui. Adesso però siamo nel canale sbagliato. No, siamo in quello giusto. Quello giusto. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Approfittiamo del fatto che Carly si è crashata. Infatti Carly che fino ha fatto? Doveva chiedermi qualcosa. È esploso il computer, non si sa. Ragazzi, allora, voi mi avete detto che esistono orecchini, anelli, collane. Non possiamo fare niente. Come non potete? Perché? Perché non abbiamo nulla. Siamo poveri. Ah. Siamo senza mazzo. Dobbiamo andare in miniera dobbiamo adesso, craftare però. Qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Okay. Quindi non ti vendiamo niente. Ma dai, ma scusa, ma qualcosa però potrete fare. Posso dirti questo. Sì. L'orecchino... ti permette di fare più 2 attack damage a qualunque unità, ok? Entità. Quindi entità, e più 5 se sono i demoni, quindi durante i raid sono fenomenali. Ok. Se ne metti 2, invece, diventa più 10 sui demoni, più 4 su tutte le entità, ma dà pure fuoco a qualunque attacco tu fai a chiunque. Quindi qualunque tua sparata dà pure fuoco. Ma perché stai cercando di vendermelo se non ce l'hai neanche? Perché bisogna desiderare ciò che non si può avere nella vita. Vabbè, ma io lo voglio, prima o poi te lo comprerò, te lo okay. giuro. Ok. Allora, abbiamo un problema. A me serve, prima di tutto, una cosa molto preziosa che so che voi odiate prendere. La netherite. Esatto, un lingot. Ok. Ne serve uno solo, quindi non è neanche tanto. Mi serve. 5 episodi, poi. Cosa? No, tranquilla, poi. Ragazzi, prendetevela con lui. Dopodiché mi serve... sono pronto. Tante pietre delle anime. Ok, ne abbiamo 4. Bene. A quanto me le fai? E quanto era? Non mi ricordo più. Non le compri da 100 anni. Ok, era 20 per 4, 8. Ho tanto. Era 20, fine. Però. Ok, allora aspetta. Non ce li ho adesso. Sì. No, ma non ce li hai? No. Andiamo a casa e facciamole. Ok. Non le che rompiscatole sto ragazzo. Guarda, ma scusami, ma come rompiscatole? Ah, l'unica cosa positiva qua è che si corre come dei matti, finalmente comodissimo. Allora, ascoltami un attimo. A te serve un'altra cosa, giusto? Mi serve una cosa. Tu mi hai proibito di andare nel Nether a fare. Sì, perché non è che ti ho proibito. Lagga il server, stava esplodendo tutto e il Nether è uno dei problemi. Certo. Diamo la colpa a me. Ok, giusto.
Ma ti ho proposto una soluzione. Esatto, e mi piace. Ok, allora funziona in questo modo. Aspetta, sono lento. Ma come fate a essere così veloci? C'è la speed in varie zone. A me non me l'ha presa. Non te l'ha presa. Allora funziona in questo modo. Noi possiamo craftare una chiave. Ok. Che ti porta in un dungeon custom dove devi killare un tot di mob prima di evocare il boss. Dopo che muore il boss ricevi delle ricompense. Tra queste ricompense, tra l'altro, esistono dei potenziamenti per l'armatura di ferro e per la mia spada, che però hanno un drop rate bassissimo. Delle robe da vendervi. Esatto. La cosa bella è che uno di questi dungeon sono 300 mob più il boss. L'altro... Quindi mi ricarico anche l'energia della bambolina voodoo. Esatto, l'altro invece è 500 più boss. Ma non hai neanche idea di quanti livelli di esperienza fai. Cioè sono tipo 70 sì, livelli di esperienza ogni volta che lo fai. Allora, facciamo quello da 300. Non so quale dei due. Ferre, ti ricordi se è il tuo o il mio? Il mio era più facile di quello di Ferre. Sì. Perché i mob facile. Sono meno forti. Anche perché ho paura di morire. Forse è meglio guerra. Il tuo. È divertente però, ti divertirai. Allora, devo mettere la Star Ruby al centro e i lingotti tutti attorno. Non si faceva così. Mi verrà a costare questa cosa, vero? Non credo, cioè glielo vuoi far forse pagare. Forse era con lingotti. Me lo farà pagare, me lo con farà i pagare, blocchi, sono sicuro. Steph, con mi i pare. Blocchi. Con i blocchi. Costa allora, Ecco qua, ecco qua. Ne approfitta allora, sempre. Intanto do a Ferro 80 d'argento. Tieni. Ok. Delle anime. Eccola qua. Tu fai il tuo lavoro. PS, quanti soldi avete? Allora... Non lo vuoi sapere? No, perché io ne avevo tantissimi. Ero convinto di essere il più ricco. E poi mi hanno detto, Steph e Ferre ne hanno 17. Al momento 18. Ecco, perfetto. Se prendiamo tutto quello che c'è in giro, in realtà 20. Io sono arrivato a quasi 10 di oro. Ok, sì, tra un po' noi compriamo la città. Allora, io la chiave te l'ho craftata. Sono... 8 blocchi d'oro più uno Star Ruby. Lo Star Ruby te lo posso fare anche a 5 d'argento. Perché con le tue pozioni lo gestiamo bene. Esatto, ha fatto un calcolo lui. Ferre, stai prendendo tu i soldi? Sì. No, no, me li ha dati prima Kendall. No, ma gli altri 55 perché ho visto che da lanciarli sono spariti. No, no, non ce li ho. Non ce li ho. È vero. Non li ho lanciati. Ce li ho visti volare. Vieni. No, no, guarda. Non ce li ho. Ok, perfetto. 55. Allora, la chiave te l'ho data, giusto? Sì, come funziona? Allora, clicco, praticamente basta. Clicchi, ti fa vedere tutto quello che puoi droppare, poi fai tipo start dungeon e ti teleporta. Okay. Però aspetta, però gli dobbiamo farlo dare... Ti le pietre esatto, delle le pietre delle anime, quindi aspetta. Sì. Allora, Carly, mi fa ridere che Carly sta facendo la fila quando esatto, è poverina. Scusate, io ho sentito che qualcuno qua ha 10 di oro. Sì. Il tuo ragazzo ha 10 di oro, noi ne abbiamo 20, però insomma... Da lui puoi chiedere. Allora, tenga 4 pietre. Perché c'ho il cavolo di magnete nella mia vita? Ma lo vogliamo disattivare? No, ragazzi, non avete idea di quanto è potente miniera. Tieni. Allora, fermi tutti. Le uso qua con voi. Vai. Pronti? La prima va. Vai. E fallita. Non va. La seconda va. Ok. Ma porca miseria. La terza non va. Fallita. Ok, avevo ragione. La quarta non va. Oh, è andata almeno una. Ragazzi, G6. Bene. Bello. È una tortura finirlo comunque. Esatto. Non ce la faremo mai. Vabbè, grazie e ciao. Divertiti. Carly, poi ho bisogno di... Spero che non schiatti no, nel dungeon. Dammi i soldi. Perché so? Minaccialo. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Allora, prima che il mio computer esplodesse, vi volevo chiedere 2 Shadow Gem. Ok, 2 Shadow Gem li abbiamo. Ti ricordi il prezzo? 10 l'una. Ok, allora, chiave, apriamo, 2 da qui, questo lo posso richiudere, adesso devo togliere il magnete, one sec, anche Ferre. Bravo, disattivalo Ferre. Come si disattiva? Lascialo sulla X. Ok, perché in base a cosa clicchi fa altri tipi di disastri, capite? Ce l'abbiamo fatta, Ferre riattivalo. Okay. Perfetto. Ok. E poi vi devo dare... Purtroppo tantissime monete per e cosa? Torno di nuovo povera. Ok, ok, per almeno che tu me le voglia dare gratis. Non credo, però va bene, il mio compito qua è concluso, non ho altro da chiedere. Allora, ascolta un attimo. Oh, dammi buone notizie. Io non ce la posso fare. Ti volevo commissionare un bel po' di roba. Sì. Però come cavolo facciamo? Allora, ti do un sacco di ferro e vedi quante trappole riesci a fare? Sì, va bene, vai. Però aspetta, forse mi servono più le rallentanti che gli spuntoni. Serve la resina per quelle, devo chiedere a Xiao. Però tanto ne ha. Allora, facciamo così. Io ti lascio i soldi che mi hai dato, i 20 di argento. Ok. Ok.
vedi quante trappole rallentanti riesci a farti fare. E in più ti lascio altre, facciamo 4 Shadow Gem per disattivare il magnete. Sì, un attimino. Aspettate, ci sono, vai. Quindi sarebbero altre 2 trappole arciere, dove io ti devo dare a livello di soldi Traxiao e gli archi. Quanto ti devo dare? 8 di argento. 8 di argento l'una. Aspetta. No, perché aspetta, sono 28 più 5 sono 33 meno 20 sono 13 monete argento. Non è 16 il totale tra le due? Perché se io no, se ragazzi, costano le Shadow Gem 10 l'una e quindi fa 20 e la trappola costava 28, vuol dire che avanza un dislivello di 8 di argento. Ma il problema è che Xiao ha aumentato di 1 ogni pezzo di legno. Quindi adesso costano 2. No, costano 2 l'1. Ah, anziché 1. Capito? Ok. E quindi oggi sono attenta, matematica. Un totale di? Quindi adesso il totale è 33 di argento. Ci togli 20 delle Shadow Gem. Oh, ma non eri tu il bambino delle elementari che prendeva? Ma non ho capito il nuovo prezzo di Xiao. Tieni. No, le riprese? Vero. No, ce li ho prese io, ne ho 6, giusto? No, ti ho dato 13. Aspetta, ecco, ora le ho prese. Io me ne sono andata lontanissimo, quindi, non guardate. I 20 di argento sono per vedere quante trappole rallentanti riuscirei a fare. E va bene, fagli tutte quelle che riesci. I 13 okay. Sono, assieme alle 4 Shadow Gem, le cose pagate per fare 2 trappole arciere. Va bene, perfetto. Spero dovrei riuscirci. Spero si sia capito tutto, scusa. Sì, ok, spero di sì. Ok. Va bene, una trappola arciere e quante ne riesco a fare di quelle cose? 2 trappole arciere. Due trappole arciere. Esatto, trappole. Andiamo avanti. Ok, okay. Ce la possiamo perfetto. Fare. Ciao. 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 Io ho già capito che anche Xiao. Però aspetta, esatto, infatti. Ciao. Sì. Ah, vale. Vabbè. Vuoi una fotoritratto con Garibaldi? Già fatta prima. 50 d'oro, grazie. Madonna, ma c'è la quando è alzato i prezzi. Più diventa famoso, più sale il prezzo. Esatto, ormai un VIP. Allora, no, io ragazzi sono venuto per dirvi semplicemente una cosa. Nello scorso episodio mi avevate chiesto la Burst, ce l'ho presa, però poi non ve l'ho più data. Ok. E l'altro non me l'avete neanche pagata, però vabbè, questi sono dettagli. 64 pezzi, qual è il prezzo? Sì. Sempre 3,5 era. Io non mi ricordo, quindi te lo chiedo. Allora, se tu lo aumenti io neanche me ne accorgo. Però poi se no, ne accorgono no, i fan quindi... io non lo aumento. Allora, opla. E okay. Poi ti devo dare 50 di bronzo. Quindi facciamo così e opla. A posto. Perfetto. E andiamo. Hai aspettato data, 2 ore. Sì. Ce l'ho. Ho aspettato 2 ore per 3 monete. È stato conveniente. No, guarda, in tutto questo io ho sentito i vostri discorsi, quindi penso che diventerò ricco. Sì, beh, devi lavorare botta. Parecchio, quindi ottimo. Divertiti. Ottimo. Ciao. Va bene, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Allora, ciao. Ce l'abbiamo fatta. È diventata faticosa la vita in qualche città. Modo. Qui andiamo siamo al in centro miniera, di ogni step. Cosa, quello è il nostro problema. Andiamo in miniera, però scappiamo. Hai fatto le pergamene? No, ecco. Le faccio adesso, ecco. Tanto sono dentro casa, appunto, quindi va per bene. Quello te l'ho detto. Io inizio ad andare a prendere il teleport. Quindi, obiettivo di oggi, Black Diamond e Star Ruby. Ci servono entrambe le cose perché ci servono 10 Star Ruby più 9 Black Diamond. Ok, ok. E non abbiamo nulla dell'altro al momento. No, sì, andiamo in miniera anche perché dobbiamo recuperare la scorsa volta che non siamo riusciti a fare nulla per colpa della lag. Posseduta. E quindi siamo stra indietro con il farm che in realtà ci dovrebbe servire. Dove sei andato? La torre posseduta. Allora, quel rarser che abbiamo fatto schippato. L'altra volta era orribile. Sai che forse la torre posseduta ce la dobbiamo salvare, Fere? Aspetta, dov'è la torre posseduta? Sono alberi. Sì, alberi. E sono montagne, cioè posso fare di mezza. Quindi potrebbe sì. Essere una zona che fa suonare gli smeraldi. Gli smeraldi, certo. Oh, ma che fighi sti cavalli, tra l'altro. Questo è un leone. Sium! Vedete, ho messo fuoco grazie al doppio orecchino. La mia tecnica è infallibile con la spada ormai. Ok, cerchiamo una miniera. Eccoci qui. È il momento di divertirci. Finalmente. Iniziamo. Miniera senza lag. Guardate che bello. Che bello. Allora, non mi droppare più gold che al momento non mi servi. Grazie. E ho entrambi i backpack col magnetto attivo. Li ricontrollo al volissimo. Sium e sium. Ok, sta Ruby, via. No, niente, peccato. Allora, io per adesso non sto tirando a pozione perché è pieno di minerali in vista. E... non me, ti ho lasciato 20. Fai quelle che escono. Allora spero che li ho lasciati 20, che non si sia buggato.
Allora, speriamo. Lo spero, fortemente. Il magnete è qualcosa che ormai odio con tutto me stesso. Sì, anche io. Ok, non sto droppando. Ottimo inizio. Anch'io. Bravissimi. Sono molto contento. Però vabbè, non ho ancora tirato neanche una pozione, quindi sono tranquillo. Io l'ho adesso tirata perché c'erano dei diamanti, ma pochi. Ok. Adesso sto prendendo quelli attorno che vedo. Opla. Perché? Che succede? Non lo so, non so cosa vuole quello lì. Io non mi devo far distrarre, mi devo esatto, lasciare Steph, in pace. Un attimino, pensiamo gli dopo. Ti ho pagato troppo per la chiave, il tuo gold costa 5 e pensavo costasse 10. Sono in miniera, ricordatelo per la prossima volta. Non mi rompere le scatole, era detto in modo gentile. Me lo ricordo. Mamma mia che tirchio. Allora, qua non c'è una mazza. Ferri, tu stai facendo una di diamante, giusto? Sì, esatto. Ok, credo che Carly sia ricrashata in tutto ciò. No, mannaggia. Allora, vai, mi sparo redstone e allora, parto, ho visto bomba, che ho via droppato un cristallo della sapienza. Vabbè, utile, ma non troppo al momento. Io sto prendendo anche la redstone che trovo e mi ha appena droppato, quindi una star ruby. Perfetto. Anche ottimo, se ciò che mi preoccupa oggi ovviamente è il resto, ovvero i black diamond. Perché poi sono pochini i diamanti, Cioè, io mica ne vedo tanti, non penso neanche tu. Non ho tirato la pozione, quindi non te lo so dire. Io sto facendo una pozione di star ruby per togliercela dalle scatole. Ma c'è qualcosa che non va, nel senso che io non droppo più. Proprio finito. Si chiama sfortuna perché io ho appena droppato un black diamond, quindi i nostri picconi sono belli che funzionanti. Sì, ma sfortuna che non accetto col 4%, mannaggia, che ogni tanto sembra il 0%. Star ruby. Vedete? Vi lamentate e risolvete. Io lo dico sempre. Steph mi dice, non ci sei. Ah, guarda, un altro star ruby. Dai, dai, dai. Drop, su, su. Adesso, qui. Ma dai, nulla, io davvero. Accetto, accetto volentieri. Niente. Figuratevi se poteva dropparci proprio Black Diamond. Ok, star ruby dropat. Allora, adesso, avevo visto del ferro. Utilizziamolo per far tornare un po' di fortuna. Adesso lo so che mi dà una citrine del piffero che non voglio, perché va sempre così la mia vita, no? Ok, non droppa neanche il ferro oggi, pensate quanto è grave. Ora, quanti minuti abbiamo? 1:40. Devo trovare almeno star ruby. Altre tre. Cioè, tu stai trovando star ruby con cosa di diamante? Fa ridere. Perché trovo anche la redstone mentre vado a prendere il diamante, quindi la sì, raccolgo. Ma appunto che ne hai tratto più di me, star ruby. Lo so, però sono lì, che faccio? La mollo, no? La prendo, quindi. No, anzi. Allora, tanto hai visto, Kendall voleva anche i cavolo di anellini, quindi ce ne serviva esatto, veramente tante. Esatto, per quello la sto prendendo. Comunque, ho appena finito la prima pozione, non è andata benissimo con i diamanti. Quante? Due? Uno. Uno? Eh sì, Black Diamond, uno. Sono veramente contento. Continua a utilizzare quella dei diamanti? Beh, direi, dobbiamo farne 9. Cioè, io oggi voglio farlo lo scudo. Andiamo alla destra a prendere altra star ruby. Che tanto non drop. Eccola invece. Ok, allora dovrei aver fatto un drop tutto sommato decente. Non incredibile, non da dire oh mio Dio Steph hai spaccato tutto, ma dovremmo aver fatto un buon lavoro. Ok, tiriamo dritti. Prendiamo anche questa redstone che adesso droppa per forza. Eccolo infatti. Ok, vuoi farmi un doppio drop per tornare felici? No, ma quanto manca la pozione? Sta durando più del previsto. Sembra più lunga del solito, non capisco come mai. No, la gravel no, ti prego. Non c'ho tempo da perdere. Mi stavo uccidendo da solo con la gravel. Guarda, tu la gravel io la lavo ogni volta. Cioè, non mi fa ormai tanto male, ma è sempre fastidiosa. Allora, ok. Ho finito anch'io alla prima e ti dico, in questo momento ho 7 star ruby. Mi pare che ne avessi 3. Non è male. Non è male. Non sono felice, ma non posso nemmeno dire che è andata male. Penso di aver perso la strada per tornare, dov'ero? Che mi piace. Oh, io mi sto arrabbiando un sacco con i diamanti. Non riesco a farli droppare. Infatti sto smettendo di prendere anche la redstone per cercare ovviamente di avere più possibilità. Ma niente, non mi droppano nulla. Ok. Dai. Non droppare. Niente. Ok, perfetto. Ce l'ho l'elmo, no? Mettiamo l'elmo, va. Così prendiamo ancora meno danno. Poi andiamo di qui. Dai, droppa questo. Su. Niente. Comunque sono un po' come gli smeraldi, tutti distanti tra loro. Vabbè, molto però meno. Però sono un po' di più. Ok, cioè ne trovi tipo 4-5 assieme. A volte un po' meno, certo. Però tipo lo smeraldo ne trovi quasi sempre uno. Allora, quindi vabbè, Ferre, sono pur sempre diamanti. Lo so. Ok,
Ok. Black Diamond! Finalmente! Il ragazzo in forma! Che finalmente ho appena tirato la pozione io, eh. Ah, ok. Sto impazzendo! È praticamente finita la pozione, anche ragazzi. Anche a me è finita, Steph, non ho droppato nulla. Zero. Sì. Madonna. Serve anche dello Star Ruby. Non so se per cambiare un po', magari vado a prendere un po' di rest. Ah, fatti un po' di rest. Perché, mamma per mia. Per risollevare il morale. Esatto. Proprio per quello. Allora, cristalli della sapienza, che... mi fa veramente piacere, guarda. Mi fa veramente infatti piacere. Infatti redstone non pieno di più. Ma è ovvio. Allora. Facciamo in tempo a prendere anche questi almeno. Speriamo in un altro drop, raga, io non so che dirvi. È andata malissimo. Devo cercare, secondo me devo andare proprio in un'altra miniera comunque. Ma sì, proprio lontano, me, lontano. Cioè sì, prima di usare la prossima pozione. Perché qua fa veramente schifo lato diamanti. Star Ruby, questi droppano subito, vero? Ma solo a te, a me mi neanche fa piacere. Quelli, neanche quelli. Raga, non ci arriverò mai a questi diamanti, ve lo dico io. Non ci arriverò mai. Devo ricordarmi la posizione. Guardate, guardate quanto poco droppo oggi comunque. Manco il ferro droppa. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Drop rate guarda meno 100. Guarda Star Ruby, yeah. Guardate, guardate, quella guardate, la droppo guardate sempre. Star Ruby adesso. Allora, cambiato totalmente zona. Non mi è sembrata male. Proviamoci. Allora. Io non ho più droppato. Mi si è rotto il piccone. Cioè non so che dirti. Perché ho poi visto sto facendo lava, detto, ci sarà roba di sto avvicina. Facendo redstone a non finire. E niente, non trovo nulla. Oggi è proprio una brutta giornata. L'avevo detto. Sì. Avevo percepito l'energia negativa. L'avevo percepito. Allora, io spero che questa zona abbia un numero di diamanti maggiore di quella che abbiamo appena finito. Perché altrimenti, ragazzi, non ce la facciamo. Ve lo dico, non riusciamo ad arrivarci a 9 Black Diamond se il ritmo è quello di prima. Per ora ne vedo, ma mi sembra che stiamo già finendo. Cioè, sto tirando dritto e non me ne spotta altri. Ah... zero drop ovviamente. E abbiamo già smesso di vederne. E ovviamente mi becco anche la gravel. Perfetto. Allora. Allora dai, con calma. Sta Ruby. Ho fatto male a provarci. Allora ti dico, la buona notizia è che ne vedo tanti. La cattiva notizia è che non so se dropperanno. Vabbè, è già una quindi buona notizia, io non ne sto vedo avvicinando tanti. E ne vedo diversi sia alla sinistra che alla destra, quindi adesso faccio un po' tutta la zona, vediamo. Dai, ci sono. Ti prego, sono due ore che non droppo perché la redstone non mi hai fatto trovare nulla, quindi devo droppare per forza qualcosa. Drop, 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 shadow gem niente, diamanti niente, poi diamanti lì, Star Ruby? No, niente. Wow, quanti Star Ruby qua. Ecco, infatti ha droppato. L'ho chiamato, quindi spacchiamo tanta redstone. Altrimenti quei diamanti non abbiamo speranza. Ferro, ecco, vieni a me. In questi momenti c'è bisogno. Ferro, io oggi lasciami perdere, non voglio neanche parlare. Sotterrarmi. Non voglio parlare. Non ho altro da dire. Allora, rischiamo, non me ne frega nulla. Tanto mi sono curato un po'. Niente. Boh. Cioè, non ce n'è e non droppa. È una combo letale. Soprattutto quando devi farne 9. Ha droppato, lo sapevo, lo sapevo. Perché era troppo tempo che continuava a non droppare, mannaggia. E non ho toccato nulla, né redstone, niente. Perché ho detto, deve uscire dal Black Diamond, mannaggia. Dal diamante deve uscire il Black Diamond, mi avete capito? Sto impazzendo. Allora, nuova strategia, ho fatto il pazzo. Ho fatto un tunnel gigantesco prima di utilizzare l'ultima pozione. La mia speranza che cos'è? Che la utilizzo, mi posso muovere veloce, prendo tutti i diamanti che ci saranno qua attorno e spero di droppare di brutto. Allora, io ti devo dare due buone notizie. Due. Mentre facevi il tunnel ho droppato un altro Black Diamond. Ora ho visto degli altri diamanti, li ho presi un altro ancora, quindi più due. Più due? Più due. Sono due bellissime notizie. Esatto, allora, per quello ti ho detto due. Un altro drop, non ci credo, sono a tre con questi diamanti che ho trovato ora. Vabbè, fa tutto fare. Guardate, guardate, come raga, sempre. Io neanche dal ferro oggi, neanche dal ferro. Oh, porca miseria, oh. Ok, io ho finito i diamanti, però giustamente il triplo drop così in diretta mi sembrava un po' too much. Che bella vita che facciamo. Ma quando abbiamo scelto sto lavoro? Poi mi dicono pure, no, avete no troppi soldi. Io ve li do in testa i nostri soldi, cioè... Almeno preferirei fare gli episodi perché da 25 che minuti che da perché un'ora. Sai che cos'è? Un'ora e mezzo. Loro non vedono i tagli. È quello il punto. Voi vedete gli episodi sì belli lunghi, ma sono tagliati, ragazzi. Cioè, è quello il problema.
No, comunque, allora, il nostro lavoro di per sé poteva anche andar bene, ma è Guerra che ce l'ha complicato. Tu è Guerra, perché sei tu che metti le idee e poi lui le fa ancora più cattive. Boh, io ho perso il drop. Speriamo di droppare un altro pochino, di sfruttare al meglio anche questa pozione per la redstone e via. Anche perché con Fere che ne ha trovato 3 ne devo trovare 2, mi pare. Ma c'è... ok, mi ha droppato la redstone. Sembra di star chiedendo la corona per diventare il re di non so dove. No, io ne ho tanti però, in tutto. Quanti? Cioè ne ho 5 in tutto. E io... ok, ho droppato 1. Ok. Perché ne ho droppati 3 ora, però gli altri... gli altri fatti okay, prima. Ok, 5, ma io ne avevo, mi sta soltanto 3. Okay. Quindi 8, quindi adesso siamo 9, quindi ora li abbiamo terminati. Ovviamente ora comunque finisco la pozione. Eh no, anche io, almeno proviamo a droppare, che tanto serve sempre, altro star ruby. Perché non mi sono messo a farmare il resto prima di prendere sti diamanti, però sono poco intelligente oggi. Allora, vediamo cosa abbiamo di prendibile. Prendiamo, wow, uno di redstone sicuramente farà la differenza. Ecco star ruby subito, quando non mi servono. Anche se ci servono. No, quella serve sempre, Steph. Quindi comunque va bene. Però vorrei un altro Black Diamond. Allora, andiamo di qui. Facciamo così, facciamo così. Ecco, secondo voi ho preso abbastanza minerali per essere prossimo. Sta ruby. Ah! Ok. Va bene. Ah! E adesso figuriamoci se... ho droppato doppio! Ecco! Finalmente, dopo tutta sta sfortuna! Cos'era quel come doppio Black Diamond? Come è successo a me? Come è successo a me? Cos'è stato? Come un fulmine che cade! E ci prende in testa. E ci prende in testa. E pone fine a questo lavoro terribile. Esatto, è alla nostra del vita. Del minatore che non sopporto più. Io non ce la faccio più, poi serviamo per troppe cose, ormai non... basta! Vado in pensione, andate tutti al diavolo, ho i demoni che vincano. Va bene anche così. Allora, io sono veramente esausto. Sì, anch'io. Vorrei soltanto urlare e strapparmi i capelli, tipo. Allora, dovrei riuscire a poter raggiungere entrambi se invece che fermarmi a questi, adesso, tiriamo dritti verso qua. Ci avviciniamo di così. Ok, perfetto. Allora, erano qua, esatto. Vai, boom, boom. Redstone, carichiamo, carichiamo. Non ci crediamo ancora e carichiamo ancora. Raga, cos'è questa cosa, scusate? Cos'è? Quel minerale blu, Staff. Gemma dell'esperienza. No, non è quello, allora. Questa è una roba di Kendall. Credo. Ma come ho fatto a dropparla? Non so come funziona. Comunque, non è che magari te l'ha data lui per da sbaglio? Da quando stiamo dentro è andato offline chiunque. E noi ancora qui. Ma è sempre così, Staff, è inutile che lo fai notare. No, no, perché poi mi rompono le scatole che ci abbiamo 20 d'oro e gli altri hanno meno soldi. E chissà come mai. Ci mancherebbe, guarda, se fossimo pure i più poveri, quitterei dalla serie direttamente. Sì, la chiudo, guarda, a quel punto. Allora, niente di niente di niente. Finito. Pergamena. Torsiamo. Opla, eccoci a casa. Allora, fammi bruciare un attimo tutte le schifezze sì, che pure c'ho. Io. Che veramente. E craftiamo sto cavolo di scudo. Sarà un momento epico. Allora. Comunque pensa che io tra la volta scorsa e questa ho 8 cristalli della sapienza. Neanche mi rendo conto di dropparli perché io te l'ho detto, mi metto a minare al buio, quindi non li vedo perché quelli non fanno la lucina. Però pensa quanti ne ho trovati. Quindi, sei Black Lion. Io sto piangendo. Sì, si sente. Prendiamo questi. Facciamo. Apri poi la cassa che metto anche tutto il mio bottino, così. Ti ricordi? E facciamo anche così e prendiamo questi. Prendiamo la chiave, apriamo per Fere qua. Prego, vada. Allora, facciamo un blocco di Star Ruby. Prendiamo anche questo. Poi, passami. Oh, li ho messi qua dentro il Black Diamond. Ho messo tutto. Ok, quindi comunque Star Ruby ne sono avanzati 15, ne dobbiamo utilizzare solo uno, quindi ne abbiamo di nuovo 14, che non fa schifo. Allora, adesso, questa è la prima volta che facciamo un blocco di Black Diamond comunque. Eh sì. E ci avanzano solo 2 Black Diamond. Fammelo vedere poi il blocco. Devo dirti, bruttino. Guarda. Bello. Sì.
Ma l'aspettavo un po' più scintillante. E quando fai una cosa talmente di valore, talmente bella che diventa brutta. Esatto, sì. Come sì, questo, sì, che è un Black Iron. Cioè sono 9 Black Diamond combinati a blocchi di Iron. Questo è bello però. Adesso, come si crafta? No. No, serve la legna di Xiao e mi sono dimenticato. Non c'è più nessuno, Steph. Oh mio Dio, sto per svenire. Niente scudo. Aspetta, se vuoi magari glielo chiediamo. No. Lasci così. Lasciamo. No, non ci credo, Steph, però no. Ci vediamo nel prossimo episodio. Io sto odiando sta serie. Ciao. Ciao.